Volevamo fare un regalo di Natale speciale, quindi il sindaco e la giunta voleva dedicare il suo augurio ai bambini e le bambine della città, ringraziando anche tutti i nostri concittadini che hanno voluto essere generosi donando un giocattolo proprio per i bambini che quest'anno magari avrebbero vissuto un Natale in difficoltà. E quindi un ringraziamento a tutti loro, sperando di aver regalato un sorriso a tanti bambini. A Palazzo San Giacomo un gruppo di bambini ha ricevuto nel pomeriggio i primi regali del giocattolo sospeso, l'iniziativa di solidarietà del Comune di Napoli realizzata in collaborazione con Assogioca e coi negozi cittadini che hanno aderito al progetto. Un'iniziativa splendida, positiva, stiamo raccogliendo tantissime adesioni da parte dei cittadini napoletani e quest'anno regaleremo molti più sorrisi con i giocattoli che stiamo raccogliendo per i nostri bambini. Per la prima volta insieme al Comune, questo ci fa veramente un grande piacere. Noi come associazione del territorio, insieme anche alle altre associazioni partner, siamo davvero felici di poter partecipare concretamente a un'iniziativa bella per la nostra città. Il sindaco Manfredi ha donato una medaglietta simbolica alla piccola Noemi, la bambina che nel maggio 2019 fu ferita da un proiettile durante un agguato criminale in Piazza Nazionale. La solidarietà è un punto centrale per la città, perché Napoli è una città solidale, una città che ha sempre nella sua storia aiutato tutti. Credo che questa è una forza che noi dobbiamo mettere in campo, soprattutto organizzando la solidarietà, favorendo l'incontro tra chi ha di più e chi ha di meno, e soprattutto lo dobbiamo fare con grande umiltà, senza protagonismi, facendo squadra, perché Napoli ha bisogno non di personalismo ma ha bisogno di squadra. È andata molto bene perché ci sono i bambini, c'è Babbo Natale, c'è la voglia di ricominciare la nostra città e c'è una grande unione, quindi siamo felici, è un giorno molto bello.